Benvenuti a questa bellissima puntata di Economicamente. Partiamo oggi che è il 5 di luglio, fino al 5 di agosto, in diretta qui su Well TV, canale Sky 810, in streaming su www.welltv.eu, sui vostri device, telefonini, tablet, PC, ci potete seguire con calma. Poi troverete la puntata sui social per poi rivederla, e se non avete avuto l'opportunità di seguirci dalle 8.30 alle 9, e qui inizia il cammino. Avremo vari ospiti, avremo professionisti, avremo docenti, avremo imprese che ci parleranno di quello che stiamo vivendo, di quello che stiamo toccando con nelle nostre aziende, nelle nostre famiglie, nell'economia di tutti i giorni, nella vita reale che affrontiamo quotidianamente, le lotte che fanno gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, le famiglie stesse, per poter districarsi in questo mondo dell'economia che ci affiancheggia e ci bussa alla porta tutte le volte che facciamo finta di non sapere. Non potevo non ringraziare l'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali, che ci dà il patrocinio e ne facciamo parte. Siamo, oltre che essere consulenti ed educatori finanziari iscritti all'albo e certificati EFA, abbiamo la partecipazione all'associazione e anche come nel registro degli educatori finanziari AEF. Ma diamo subito spazio all'ospite di questa mattina, che ci segue dal suo ufficio, perché qualcuno deve pur lavorare, deve produrre. Diamo subito il benvenuto a Giusy Biondelli. Benvenuta Giusy. Buongiorno a tutti e benvenuti. Benvenuti a questa nuova edizione di Economicamente. Cosa vuol dire Economicamente, Giusy, questa sigla così, questo abbinamento? Beh, l'abbinamento è perché sempre più la nostra vita di tutti i giorni è condizionata, e lo è sempre stata, ma ancora di più oggi abbiamo la consapevolezza che ciò che succede nell'economia, ciò che succede ogni giorno, le notizie che sentiamo ogni giorno, sempre di più entra nelle nostre case e determina quella che è la nostra quotidianità. Quindi abbiamo imparato, soprattutto ultimamente, ovviamente quando lo impariamo? Lo impariamo quando questo ci colpisce in maniera, diciamo, negativa, perché l'abbiamo imparato con quello che è successo a livello di tensione geopolitica tra la Russia e l'Ucraina, però chiaramente, insomma, al di là dei casi estremi come quello che ho citato, in generale dobbiamo imparare, dobbiamo abituarci che l'economia a livello generale, a livello macro, è una derivazione del micro della nostra vita di tutti i giorni. Sì, conoscere per decidere, Giusy, questa divulgazione, questo programma televisivo, nostro format che vuole essere ideato da me e da te, solo divulgativo, quindi dal punto di vista come educatori finanziari, siamo presenti in video come educatori finanziari, iscritti al registro degli educatori finanziari, così rimane anche questo clip video per il futuro, ma questo che ci hai appena detto ci tocca nei conti correnti delle aziende, ci tocca nei conti correnti delle famiglie, nella vita di tutti i giorni. Andremo nelle prossime puntate a parlare anche di temi che sentiamo, leggiamo, parola come inflazione, cosa vuol dire? Parleremo di deflazione, stagflazione, tutti questi termini. Poi parleremo anche di quello che è utile per le aziende, qualche bando che sarà utile del PNRR, bandi che sono rivolti alle aziende, che possono riflettere sui loro progetti, vero Giusy? Certo, perché appunto tutte quelle che sono le iniziative agevolative che possono essere rivolte alle aziende, quindi che danno l'impulso all'economia, piuttosto che quelle che sono le agevolazioni o gli incentivi che vengono accordati alle famiglie, piuttosto che dal punto di vista fiscale, come ad esempio, ormai è ridondante, ma vale la pena citarlo, tutta quella che è stata l'iniziativa del 110%, o altre iniziative come quella che magari vedremo nell'ambito degli investimenti. Ecco, insomma, il fatto di avere l'informazione può aiutare ad assumere le decisioni, quindi a valutare se per noi stessi è un'opportunità oppure no. Chiaramente senza l'informazione, che è oltre il mero titolo o la mera informazione proprio di iniziativa, ma entrare anche un po' nei meriti di quello che significa, nei dettagli, negli approfondimenti, in maniera da capire se può essere interessante per noi o per la nostra azienda.
Cosa importante, Giusy, perché conoscere, come abbiamo detto prima, per decidere, ma parleremo anche, affronteremo anche delle tematiche riguardanti la protezione del proprio patrimonio, dei propri risparmi, la protezione patrimoniale a tutto tondo. Affronteremo la tematica nel life cycle, cioè la mia vita vista in un cerchio ben definito dal punto di vista economico. Affronteremo le tematiche anche del dopo di me, vero Giusy? Successione all'interno delle famiglie, delle aziende, che strumenti ci sono? Abbiamo appena visto adesso. Sono tutti concetti di pianificazione, quindi alla base di ogni parola che tu pronunci, Maurizio, c'è sempre, sempre una progettualità e una pianificazione. Questo viene ancora prima di quelle possono essere le performance, che in questo momento è un concetto, diciamo, molto, molto fragile di cui parlare, ma ancora prima di quello che possono essere i rendimenti, chiaramente è necessaria una pianificazione, che ha l'obiettivo di andare a l'obiettivo di raggiungere degli obiettivi. Il gioco di parole è doveroso in questo momento. Noi siamo comunque un soggetto, azienda, persona fisica, ma laddove sia pianificazione patrimoniale o ancora di più nel dopo di noi, nel durante di noi, l'obiettivo è quello di andare a proteggere le persone, quindi a tutelarle e ad avere altri obiettivi trasversali, l'indipendenza, l'autonomia, il fatto che queste persone non abbiano difficoltà economiche, la capacità di autogestirsi, insomma, tanti tanti aspetti, tante sfaccettature che vengono, diciamo, messe sul tavolo nel momento in cui io vado a fare una pianificazione finanziaria e patrimoniale. Per fare anche un riassunto delle puntate che verranno, avremo anche aziende, imprenditori, ospiti, avremo anche la tematica sociale che seguiamo da tempo, della legge del dopo di noi, che è molto importante e che ci sta molto a cuore per le famiglie, che spiegheremo nella mezz'ora della puntata che cosa vuol dire in maniera molto semplice, molto diretta, con il linguaggio che ci contraddistingue per parlare al cuore degli imprenditori, delle famiglie, per dare così una bussola, una piccola bussola in questo mare in tempesta. Noi vogliamo esserci, perché come consulenti ed educatori finanziari siamo vicini agli imprenditori, alle imprese, alle famiglie, adesso che il mare è agitato. Le barche non sono fatte per stare in darsena, eh? Un buon capitano si distingue, sono tutti bravi i capitani quando il mare è calmo, bisogna distinguere i capitani quando il mare è agitato e il vento tira contrario. Noi siamo al timone, ci siamo e siamo qui con voi per seguirvi. Siamo qui con voi sul canale 810 di Sky, in streaming su www.welltv.eu. Siamo anche sulla pagina di Well TV di Facebook, ci siamo in diretta streaming, quindi avete tutte le possibilità per poterci seguire. Caricheremo poi la puntata su YouTube, Poli Maurizio, il canale, dove diffonderemo poi sui social per chi non ha avuto tempo. Ma Giusy, veniamo oggi. Così, per partire anche con note positive, soprattutto per le famiglie e le imprese, un mix, un piccolo mix partendo dal risparmio e coniugandolo con i progetti aziendali, quindi il denaro che deve arrivare alle imprese. Che strumento può esserci, Giusy? So che hai fatto un recente articolo su questo tema, sul settimanale Mondo Padano, nella rubrica Risparmio e Finanza. Collaboriamo ormai con il settimanale Mondo Padano dal 2015 nella rubrica Risparmio e Finanza, e questa settimana in edicola, in digitale anche su www.mondopadano.it, c'è il tuo articolo su questa tematica dei PIR, Palermo, Imola, Roma. Cosa vuol dire questa sigla così criptica? Beh, innanzitutto PIR è un acronimo che sta ad indicare piani individuali di risparmio. Non è una novità del 2022, i PIR nascono con la legge finanziaria del 2017 e appunto, come dicevi tu, Maurizio, il legislatore li ha istituiti con uno scopo ben preciso, cioè quello di canalizzare la finanza, i risparmi degli italiani, nell'economia reale. Nell'economia delle piccole e medie imprese che non sono quotate, ma proprio dare un contributo di sostegno all'economia reale. E cosa dire? Sicuramente è stata un'iniziativa presa con la finanziaria del 2017 sull'esempio di altri paesi che avevano già iniziato questo tipo di percorso, come la Francia, ad esempio, o anche il Regno Unito. Quindi
Abbiamo semplicemente seguito quelle che potevano essere le best practice di altre realtà, di altri paesi. Qual è la novità del 2022? Che sono state apportate alcune modifiche, quindi si è cercato di rendere maggiormente efficace uno strumento che dal 2015 sembrava un po', come dire, un po' rallentato, ecco, rispetto a quella che era la finalità, e quindi si è cercato di dare un maggiore impulso per riprendere uno strumento che può essere davvero importante in questo momento in cui in Italia c'è attenzione per nuovi investimenti, per il rilancio dell'economia. Quindi questa è la parte importante. L'altro aspetto veramente innovativo, diciamo, importante, è che c'è stata una vera e propria collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e diciamo la legge per rendere maggiormente flessibile e applicabile quella che è la novità prevista nella legge bilancio del 2022. C'è stato un vero lavoro da parte dell'Agenzia delle Entrate a livello interpretativo per rendere operativi, per rendere concrete le possibilità e l'interpretazione di questa legge di bilancio. Quindi una novità che è stato fatto, come dicono quelli bravi, un restyling dello strumento, perché come diciamo sempre, lo strumento non è buono né cattivo, ma bisogna conoscerlo per poi capirlo e poi applicarlo. E abbiamo iniziato dicendo che è un vantaggio sia per le famiglie, il risparmiatore privato, ma è un vantaggio anche per l'impresa. Quindi è un win-win questo aspetto qui di risparmio, questa opportunità. Perché, Giusy, dico questo termine qua che vincono entrambi, sia il risparmiatore sia l'imprenditore, in questo strumento particolare che sono i piani individuali di risparmio, i PIR? Perché si vince in due? Per quale motivo? Perché il legislatore, per incentivare, incoraggiare i risparmiatori a sottoscrivere nel proprio portafoglio di investimenti, i PIR, ha creato delle agevolazioni. Quindi, lato risparmiatore, c'è innanzitutto l'agevolazione di esenzione del capital gain per quanto riguarda la parte di capitale investita nei PIR. Oppure anche l'esenzione dall'imposta di successione per chi ha in portafoglio il PIR e quindi comunque per quel tipo di strumento finanziario c'è l'esenzione dall'imposta di successione. Inoltre, diciamo, mentre invece lato, e poi ecco, un altro aspetto è che il PIR, per esempio, può essere sottoscritto anche da un minorenne, cosa che nell'ambito degli strumenti finanziari è, diciamo, più complicato perché mi viene in mente l'altro strumento finanziario che può essere sottoscritto da un minorenne, anche da un neonato, ad esempio, è il fondo pensione proprio nell'ambito della previdenza complementare. Quindi alcune particolarità per rendere Ti più. interrompo su questa frase qui che hai appena detto del neonato. Diciamo sempre regalate un fondo pensione ai vostri figli, appena nati, dici, ma è pazzo. Gli zii, i nonni che fanno tutti doppi regali, doppie cose, Sì. eventualmente, ma ci torneremo su questo argomento dei fondi pensione Sì. per i figli. Scusami, era uno spunto di riflessione Sì, per no, le prossime puntate. l'intento del legislatore è proprio quello di rendere accessibile e flessibile uno strumento di investimento che è destinato a incentivare la parte dell'economia. Cioè, si vede subito quando c'è la volontà da parte del legislatore di spingere, di incentivare questo tipo di strumenti che poi abbia diciamo, l'altro impatto che abbia impatto proprio. Chiaramente, dall'altra parte, il legislatore cosa ha fatto? Ha dato anche delle indicazioni ben precise nell'ambito dell'investimento, di quella che tecnicamente si chiama asset allocation, cioè il gestore deve seguire delle regole ben precise per gestire queste masse e rispettare la regola, ad esempio. Il 70% della massa di un PIR deve essere investita in aziende che abbiano sede in Italia e quindi che comunque venga canalizzato verso dei beneficiari che siano italiani. Per questo che comunque sono strumenti che sono finalizzati all'incentivo dell'economia reale del nostro territorio, proprio per questo tipo di indicazioni da parte del legislatore, perché
è lo scopo stesso dello strumento finanziario. Poi noi abbiamo detto che il PIR nasce con la legge finanziaria del 2017, ma nel durante sono state fatte altre modifiche sempre per adeguare questo strumento a quelle che potevano essere le esigenze del mercato. Ad esempio, nel 2019, precisazione indispensabile, il PIR può essere sottoscritto solo ed esclusivamente da un soggetto persona fisica. Non può essere sottoscritto da persone giuridiche, quindi da aziende, diciamo. L'investitore è sempre persona fisica. Nel 2019, però, il legislatore ha concesso che fondi pensioni e casse previdenziali potessero inserire nel proprio portafoglio una parte di PIR nell'ambito di non superiore al 10% della massa investita, quindi con dei limiti dal punto di vista di importi di investimento, ma ha dato questa possibilità sempre per andare a incentivare quello che è la sottoscrizione di questo strumento, ma soprattutto perché comunque sottostante a questa tipologia di investimento c'è sempre un'ottica di orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Le agevolazioni di cui ho detto prima, quindi l'esenzione dal capital gain piuttosto che l'esenzione dall'imposta di successione, cioè riguarda il fatto che un soggetto persona fisica, cioè un investitore, detenga il PIR, il piano individuale di risparmio, almeno 5 anni. Diversamente segue quella che è la Un normativa ordinaria. attimo, cosa vuol dire esenzione dal capital gain del PIR? Cosa vuol dire questo Normalmente particolare? quando un investitore realizza, prende il proprio capitale e lo investe in uno strumento finanziario, l'ambizione ovviamente è quella di avere un guadagno, no? Questo guadagno si chiama capital gain. Quindi è la tassazione che lo Stato italiano, in quanto noi soggetti residenti in Italia, è la tassazione che lo Stato italiano prevede sui guadagni provenienti da investimenti finanziari. Ecco, nel caso del PIR, il legislatore ha previsto questa agevolazione, cioè se io oggi investo 10 e tra 5 anni, 5 anni e mezzo, 6 anni, vendo questo mio investimento da 10 vale 11, su quell'1, anziché pagare l'aliquota del 26% di capital gain, sono esentato perché è stato previsto dalla normativa specifica del PIR. Anche l'altro aspetto che hai citato, quindi anche dal punto di vista successorio, è importante questo aspetto qui, cioè non entrano nell'asse ereditario i PIR, ho capito male? Sono esenti da imposta di successione, significa che non vengono tassati, non fanno cumulo con quella che è la massa ereditaria che normalmente viene inventariata nel momento in cui il dominus, cioè il soggetto che è premorto, appunto non è più qui con noi. Quindi cosa succede? Nel momento in cui si verifica la premorienza di un soggetto investitore, da quel momento inizia a fare una sorta di inventario di quello che è il suo patrimonio. Nel caso dei PIR non sono soggetti all'imposta di successione, mentre invece se questo soggetto dovesse avere immobili, dovesse avere un portafoglio titoli con all'interno dei titoli, delle azioni, dei fondi comuni tradizionali, quindi non PIR, piuttosto che gestioni patrimoniali, insomma, ecco, tutte queste cose vengono riepilogate appunto nella dichiarazione di successione e sono soggette a tassazione secondo quelli che sono i parametri previsti dalla normativa successoria. Nel caso dei PIR sono esenti da imposta di successione. Interessante questo argomento Non vengono. dell'aspetto successorio, giusto che ci ritaglieremo una puntata per più puntate per fare questo focus sull'aspetto del cumulo. Quello che hai appena citato è molto interessante anche per le famiglie. Speriamo di dare degli strumenti facili da capire e da poter poi utilizzare nel momento che possono, ahimè, essere utili in questo caso, ma importanti perché si parla sempre di denaro. Che va allo Stato o meno a seconda della situazione che ho deciso io in vita liberamente. Ma quindi è uno strumento molto efficace,
è stata fatta questa rivisitazione per confluire il risparmio delle famiglie italiane all'interno delle attività produttive italiane. Il 70%, dicevi, deve essere investito sulle... Quindi è una bella boccata di ossigeno per quanto riguarda i piani di sviluppo delle imprese. È un aspetto molto importante perché dà sicuramente un vento favorevole, parlavamo prima di vento e di nave e di mare, alle imprese italiane che sappiano approfittare di questo aspetto qui e anche l'aspetto per i risparmiatori per avere, come dici sempre tu Giusy, un orizzonte temporale, poi mi dirai cosa vuol dire, cosa diavolo vuol dire questo orizzonte temporale di 5, 6, 7 anni dal punto di vista di far lavorare, perché vediamo spesso sui social, ma faremo delle puntate, che puoi diventare ricco da un giorno all'altro, e metti qua i tuoi soldini, il gatto e la volpe, seppellisci in questo campo dei miracoli e nascerà la pianta del denaro. Ultimo così inciso, poi torno da te, piccola simpatica truffa fatta a Roma Nord, investimento in questa fantomatica che non lo è neanche, criptovaluta che non lo era, con HOU, investi in U, c'è investito professionisti, imprenditori, eccetera, eccetera, prendi i soldi e scappa, e la notizia è di qualche giorno fa, allora dove sono i miei soldini che ho seppellito qua nel campo dei miracoli e quei signori lì mi avevano detto che potevo diventare ricco dal giorno a domani e andare a Dubai a far vedere le macchine e a mangiare nei ristoranti di lusso di Dubai. Ma non è sempre così. Ci torneremo con esperti invece a parlare invece di tutto quello che è il mondo della blockchain, quindi conoscere per decidere, avremo dei grandissimi professionisti che ci guideranno in questo mondo per non incappare nel gatto e la volpe che promettono alti tassi di rendimento che poi invece non trovi niente, ti ritrovi con un pugno di mosche, un avvocato da pagare e difficili soldi da recuperare. Noi parleremo di tutela del risparmio, di protezione del risparmio, spiegheremo gli strumenti. Questo non è un programma che sollecita il risparmio, è un programma che spiega quali sono gli strumenti, un programma di educazione finanziaria che divulga sia alle famiglie sia alle imprese come poter gestire al meglio e proteggere le fatiche della propria impresa, della propria famiglia, per il futuro, per il presente, per se stessi, per la propria famiglia e la propria impresa, e proteggersi dal gatto e la volpe. Ma torniamo dalla Giusy, quindi PIR, Giusy, l'articolo è su Mondo Padano, su risparmio e finanza completo, con tutti i passaggi legislativi, lo potete trovare in edicola, ma anche su www.mondopadano.it. Giusy, ancora due notizie sui PIR che ci vuoi per così... Allora, le novità che riguardano la legge di bilancio del 2022 riguardano sostanzialmente tre cambiamenti fondamentali. Il primo cambiamento è l'innalzamento della soglia dei limiti di investimento. Mi spiego meglio. I PIR nascono nel 2017, con la legge di bilancio del 2017, e prevedono che quelle agevolazioni di cui abbiamo parlato prima riguardano un capitale massimo investito di 30.000 euro l'anno, per un totale su 5 anni di 150.000 euro. Quindi l'agevolazione riguarda questo tipo di quantificazione di capitale investito. Con la legge di bilancio del 2022 è stato previsto di innalzare la soglia da 30 a 40.000 euro l'anno e che l'investimento totale possa arrivare fino a un massimo di 200.000 euro. L'efficacia di questa variazione è da gennaio 2022, quindi riguarda tutti i PIR, quelli sottoscritti prima e quelli nuovi che andremo a sottoscrivere. Quindi quelli sottoscritti in precedenza, che avevano i precedenti limiti, potranno raggiungere i nuovi limiti. Quindi ad esempio un investitore che ha sottoscritto nel 2017 il PIR tradizionale di cui abbiamo parlato prima, ha fatto 30.000 euro nel 2017, 18, 19, 20, 21, totale 150.000 euro. Con la legge di bilancio 2022 potrà adeguare nel 2022 i suoi versamenti, quindi fare 40.000 euro nel 2022 e gli ulteriori 10.000 euro nel 2023 per arrivare a un totale di 200.000. Questo è importante perché ha fatto sì che coloro che possono ovviamente permettersi di raggiungere queste nuove soglie possano ancora canalizzare il proprio capitale nell'economia reale. Giusy, l'altro principio... Giusy. Sì, nell'ottica
di investimento, ci metteresti anche una quota nei PIR dei tuoi clienti? Ce la inseriresti? Sì, certo, perché sicuramente nell'ambito dell'equilibrio di un portafoglio che è sicuramente investito a livello internazionale, una parte che possa riguardare la nostra realtà economica è sicuramente importante, oltre al fatto che i PIR possono dare anche altro tipo di agevolazioni, quindi quando si fa pianificazione finanziaria non si guarda solo la tipologia di investimento con il rendimento e la zona geografica, ma si guarda anche quello che può essere il beneficio fiscale, quindi sia nell'ambito di quello che abbiamo citato prima come capital gain, sia nell'ambito di pianificazione successoria. Cioè, gli aspetti che vengono presi in considerazione sono molti e cioè, nella pianificazione cosa si fa? Si raggiunge, diciamo, un bilanciamento di quelle che sono le priorità e gli obiettivi di investimento, che non è solo rendimento, non è solo performance, ma è un insieme di cose. Così, il tempo è Una cosa volato via, precisa? il tempo giusto sta volando via, abbiamo 2 minuti solamente per chiudere Sì. questa prima puntata, ci torneremo sotto questi aspetti di pianificazione, ci Certo. tornerai, ci verrai a trovare in studio, tu sei l'ospite principale quando vorrai, quando il tempo te lo permetterà e i tuoi clienti che in questo momento stai seguendo passo passo, ma una domanda importante, una congratulazione in diretta, ti sei certificata. Un'ulteriore certificazione, Giusy Viro, recentemente. Ti sei certificata come? Sono certificata come auditor ESG. Torneremo a parlare di questo aspetto, di questa sigla ESG, Empoli Siena Genova, che lasciamo così nell'aria, e parleremo anche di società B Corp e di imprese sostenibili, tutto un mondo che è interessante, che coinvolge sia le imprese, sia il risparmio, le famiglie e gli imprenditori, vero Giusy? 30 secondi per chiudere la Certo, puntata. l'ambito ESG è sostanzialmente quelli che sono le nuove strategie di investimento e le nuove pianificazioni di investimento che le aziende fanno con l'obiettivo della sostenibilità. E Stata chiaramente nostra ospite. Grazie ci Giusy sono di delle essere stata modalità. nostra ospite. Il tempo è tiranno, la regia mi ha detto il tempo è scaduto. E lascio e dedico a te anche la frase e ai nostri telespettatori. Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo. Una frase di Leo Buscaglia, quindi imparare qualcosa di nuovo in questa trasmissione che vi seguirà per questa estate. Alla prossima puntata di Economicamente.